Eccoci tornati su Ark, come sempre vi ringrazio per il supporto che state dando alla serie. Oggi ci andiamo un attimino a fare un giro alla ricerca magari sia di un Binturong, sia di un Torvosauro e di una crostata. Non ci abbiamo Cryopod, soltanto un attimino andiamo a recuperarli. Tra l'altro, visto che avevamo praticamente tantissime selle, diciamo che qualche doppione, anche se da alcune ce ne avevamo veramente un casino, tipo del Devastatore ce ne abbiamo addirittura tre. Il diplodoco sorvoliamo, quindi nulla, ce ne andiamo un attimino a grindare, diciamo un po' di risorse comunque le abbiamo recuperate. Poi ci servivano un paio di criopod, tipo non lo so, facciamo 4 così andiamo sul sicuro. E a sto punto direi ci mettiamo un attimino il Quetzal nel criopod, così magari noi andiamo con l'Arpagonis, diciamo andare in giro diventa molto più semplice. Questo qui non è quello che c'è lo speed, ma sa che è quest'altro. Sì, fantastico. Diciamo che la differenza non è proprio tantissima, però insomma 30% di speed in più è comunque meglio di nulla. Quindi nulla, ci pigliamo un attimino l'Arpagonis e a sto punto diamo un attimino un'occhiata qua attorno. Riusciamo a trovare qualcosa di interessante. Allora, sti due qui meglio evitarli, visto che comunque fanno una quantità di danno che veramente non c'ha senso. Allora, vediamo un po'. Torvosauro, Torvosauro. In teoria da ste parti qualcuno ci dovrebbe essere. Spero. Poi gioco, se fai spawn anche una crostata non sarebbe per niente male, visto che la crostata non sembra, ma fa una quantità di danno veramente notevole. Cosa sei? Ho sentito versi, però non... Ah, eccote qui. Tino Tyrannus, 85 però, niente di interessante, mettiamola così. Parasauro, vediamo da ste parti. Un altro Parasauro, niente di pazzesco. Comunque, Binturong, Rentban... No, sta calmo. No! No, 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 oh cavolo, questo è un disastro fotonico. Mangia un attimino. Se recuperi un po' di stamina è tipo fantastico. Grazie mille. Togliamoci un attimo dalle scatole. Diciamo che quello lì non è molto amichevole. Che livello 6? 145, vedrò. Quasi quasi. L'unico problema, non so se funziona praticamente l'arpione. Io ci provo, ma... va bene. Sto glitch che scompaiono le texture c'è sempre, ma... Dettagli. Diciamo che c'ha dei colori veramente strani. Tutto tranquillo? Spero di sì. Ma quel pollo lì? Che sta qua? Guarda, se ti mangi anche quest'altro compi che rompe un po' le scatole. What? Ma che cavolo? Ma dorme? È sveglio? Non ci sta a capire nulla. Ha fatto cose. No, il cavolo. Questo c'è una quantità di torpore che non c'ha senso. E sto compi, diciamo che non è che aiuta tantissimo. Guarda, sta fermo un attimo qui che hai rotto tre quarti. Allora, onestamente. No, ora lo stavo a dire. Sta rete sta durando anche troppo. Oh mamma, fammi salire. Ma che cavolo? Va bene. Stavo a dire. È quasi passato un minuto, però insomma, diciamo che è stato abbastanza inaspettato. Cavolo, quanta vita ci sta a togliere. Allora, a sto punto direi, aspettiamo un attimino che magari killa lo stego. E poi proviamo un attimino con la rete. Visto che comunque tocca aspettare circa 30-60 secondi. Anche se stai fermo, quasi quasi, fantastico. No, no, senza che urli, sta calmo, per favore. Con calma, solo un secondo, ti addomestichiamo un attimino. Allora, beh, diciamo che altri due colpi e in teoria ci siamo. Controlliamo un secondo, forse un altro. Fantastico. Allora, ti lasciamo metà della carne, così in teoria 28. Molto probabilmente gli basta. E nel frattempo che magari lui si addomestica, ci facciamo un attimino un giro da ste parti. Ancora meglio magari nella Redwood, no? Anche se The Binturong, insomma, non ce n'è proprio mezzo.
Allora, diciamo che il Red Panda più o meno si vede, perché comunque è rosso. Il problema è che il Binturong, se c'è, onestamente, è veramente mimetico. Purtroppo da ste parti non c'è veramente nulla. C'è un Mywing, però magari quello lì ce l'addomestichiamo sul server PvP. Allora, vediamo da ste parti. No, non vedo niente, cavolo. Ma tipo una crostata gioco al 150 così nella Redwood, no, eh. Quello purtroppo dovrebbe spawnare soltanto nelle zone montuose. Comunque si addomestica abbastanza velocemente il Turbosaur, è arrivato già al 29%. Tutto sommato direi che non è male. Il Turbosaur si è praticamente addomesticato, quindi a questo punto direi ce ne andiamo un attimino a rinominare e visto che Luca ci aveva chiesto di addomesticare un Turbosaur, ci mettiamo il suo nome. Allora, come statistiche, diciamo ci è andata abbastanza bene, 302% di danno, direi che non è male. Allora, per il momento torni un attimino nel criopod, la voce se n'è andata, così magari torniamo un attimo indietro e gli facciamo un secondino la sella, no? E a sto punto direi una volta fatta la sella ci spostiamo dall'altro lato dell'isola, così magari cerchiamo sia una crostata, sia magari ci proviamo un attimino anche il torvosauro, no? E magari in quella zona ci sono anche meno Indominus, il che potenzialmente potrebbe essere una cosa positiva. Mamma mia, so vede cose. Allora, con calma, atterra un secondino, per favore, grazie. Turbosauro, Turbosauro. Diciamo che comunque la sella richiede veramente poca roba. 30 di metallo, diciamo che è davvero poco. Fantastico, ce l'ha craftata e a sto punto allora ci spostiamo lì davanti. Speriamo magari di riuscire a trovare anche una crostata, così diciamo ne riusciamo anche a provare una di livello alto, visto che l'altra non era proprio di un livello altissimo, mettiamola così. Tra l'altro c'è anche un drop lì davanti, quasi quasi si è sceso. Ci starebbe anche provare un attimino se riusciamo a trovare il blueprint di qualche sella della mod, visto che comunque attualmente non ne abbiamo nessuno. Anche se comunque diverse creature hanno 10-15% riduzione danno, che comunque tutto sommato non è male. Eccolo che arriva. No, non ci credo. Posso dire che è veramente una fregatura? Vabbè, sorvoliamo. Ark come sempre è molto collaborativo. Allora, vediamo un po' da ste parti. In teoria non ci sono Indominus, vero? Sì, fantastico. Diciamo che quegli Indominus mi hanno leggermente traumatizzato. Allora, spawniamoci un attimino il Torvosauro con calma. La sella, eccola qui. A questo punto ti mettiamo anche questi due livelli. No, per favore, lasciatelo in pace. Con calma. Diciamo che non fa tantissimo danno, tutto sommato. No, in realtà 156 non è male. Tanto fa anche 7 di danno extra, che è praticamente quello del veleno, no? Allora, ha praticamente preso giusto qualche livellino, c'ha 420% di danno. Quindi ora in teoria invece che fare 7 di danno ogni hit del bleeding, teoricamente dovrebbe fare qualcosina in più. Vediamo magari con lo stego no perché c'è la riduzione di danno. C'è qualche altra cosina da ste parti? Tipo quel parasauro. Tra l'altro là dentro nella cascata c'è una cave. Allora un secondino, eccoci qui. 210 e il danno del bleed è 9. Che comunque, devo dire, non è male. Se magari diamo due morsi dovrebbe essere anche più veloce. No, esce comunque 6. Probabilmente perché c'è l'altro parasauro vicino e c'è il 30% di riduzione del danno, no? Però comunque, tutto sommato, direi che non è male, no? Se magari riusciamo a portarne uno a 700% di danno e noi stiamo sopra con l'imprinting, molto probabilmente diciamo che danni ne fa una quantità veramente notevole. Non è velocissimo, c'è da dirlo, però comunque tutto sommato devo dire che non è male. Allora, queste cosine qui ce le teniamo. Queste comunque pian piano
il castello si sta ripopolando, meglio rifornire anche le mangiatoie. Ora torno un attimino nel crio, così continuiamo la ricerca delle crostate. Tra l'altro volevo far vedere che praticamente... Oh mamma mia, quanti sono lì? Va bene, siete un po' tanti, però va bene. Allora, se non sbaglio, qua dentro c'era una cave. Sbaglio? Ma sento sì. Ero abbastanza convinto di sì. Onestamente. Beh, diciamo che in qualche modo ci siamo entrati. Allora, non è spaziosissimo, però comunque, tutto sommato, devo dire che non è male. Tipo Piazza delle Torrette qua davanti, passa qualcuno. Diciamo che molto probabilmente salta dalla sedia. Allora, da queste parti qui niente che ci interessa. Quando vedo Dino Piccini, diciamo che sto sempre con la speranza che ci può essere il Binturong, purtroppo però diciamo che il gioco non è molto intenzionato a farcelo trovare, quindi tocca farne a meno. Per quanto riguarda le crostate, se riuscissimo a trovarne una di livello alto sarebbe tipo fantastico. Anche se da ste parti non mi sembra che ce ne so. Decisamente no, purtroppo. Allora a sto punto ce ne andiamo qua davanti, dove in teoria ci dovrebbero spawnare. O almeno, l'ultima volta ci hanno rincorso tantissimo qua davanti, quindi con un po' di fortuna, e se magari guardo anche la stamina, ci dovrebbero spawnare. Speriamo che quel signore lì non ci rompa le scatole. Stamina refullata, possiamo anche continuare a cercare. Vediamo un attimino da queste parti qui. Qua ci avevano rincorso e qua sopra ne avevamo addomesticata una, quindi diamo magari un'occhiata anche qui. Niente. È una cave questa. Semplicemente nulla. Una pseudo grotta della cascata, niente di pazzesco. Da queste parti niente. Aspettate un attimino che qua ce ne sono due. No, il T-Rex no. Aspetta un attimo. Lasciale stare. Anche se probabilmente vincono le crostate. Guardate quanto sono cattive. Che livello siete? 55... 150... No, non ci credo. 150 è il T-Rex. È quello? No. Aspetta un attimino, lascia sta la crostata. Scusami. Sai che quella crostata lì è bella che è andata. Spero che era di livello basso, ma insomma, lo sapremo mai, quindi purtroppo tocca farne a meno. Diciamo che comunque spawnano col contagocce. Purtroppo da ste parti non ce n'è nemmeno una, cavolo. C'è uno Scorpio Venator, ma attualmente non ci interessa. Quello lì invece? No, è semplicemente uno Iguanodonte, niente di pazzesco. Da queste parti qui c'è un anchilo. E qua sulla neve, onestamente, non credo ci spawnino. Purtroppo le uniche due crostate che abbiamo trovato se le sono praticamente mangiate, quindi tocca farne a meno. Aspettate un attimino che qui ce n'è una. No, la stamina! No, in realtà sono due. Credo, sì. 130, 25. Se l'altra era al 130, facevamo la doppietta, quindi facciamo che ci accontentiamo, però insomma, erano due, diciamo che era meglio. Speriamo che non ci rompa le scale. E niente, grazie. Gentilissima. Davvero, davvero gentile. Un attimino, con calma. Schiamo passivo. Purtroppo ci abbiamo soltanto una rete. E diciamo, quella lì, se stiamo vicini, è abbastanza una rompiscatole. Va bene, guarda finché stai laggiù. Va anche bene. Ma quanto torpore c'ha? Si addormenterà prima o poi, vero?
Vero? Fantastico, si è addormentata. Questa qui a sto punto direi che è meglio toglierla di mezzo. Allora, un attimino. Aia. Per cortesia. Guarda, se da lontani è anche meglio. Un attimino. Un paio di morsi. Ammazza quanti hit che fa. Staffa cose. Ha fatto cose. Va bene, sto confuso, però va bene. Allora lasciamo un attimino il cibo a lei. Beh, diciamo che non ne richiede nemmeno tantissimi. Fantastico. E visto che Nicolò ci aveva chiesto di domesticare un gargoylosauro, ci mettiamo il suo nome. A sto punto però ci conviene un attimino tornare indietro, così magari facciamo anche la sella. Vediamo quanto danno c'ha, 278%. Devo dire che non è male, anche se gioco, se magari passiamo dal 280-300% a 300-360% di danno, diciamo che apprezziamo. Purtroppo anche trovare 300% di danno, diciamo che è abbastanza complicata la cosa. L'ideale sarebbe trovare tipo 340% a salire, però purtroppo non ci possiamo fare nulla, i livelli dopo il taming non siamo noi a deciderli. Allora, Gargoylosauro, in teoria è questa qui, fantastico. Io di questa zona qui non mi fido, onestamente. Quindi a questo punto ce ne andiamo magari sull'isolotto, che diciamo è notevolmente più tranquillo. Anche se spawna un Indominus qua sopra, molto probabilmente può essere un disastro non da poco. Allora, il Gargoylosauro. Allora, ci spawniamo un attimino il Gargoylosauro, fantastico. Mettiamo un attimino la sella, c'è un livello, fantastico. Quando hai finito di fare cose, noi vorremmo un attimino provarti. Allora, col tasto destro diciamo che comunque raccoglie notevolmente. Poi se non sbaglio, Shift X. Beh, diciamo che comunque danni ne fa. Col tasto destro, vabbè, fa il morso. Soltanto con X c'è un'altra skill che fa comunque abbastanza danno. Comunque fa veramente un casino. Cioè, se considerate comunque che sono tante hit, poi a volte parso sono 274, non si sa come. In mezzo a tutti quei 32, poi arriva boom, 274. Cioè, veramente è rotto sto dino. Questo qua, secondo me, con l'imprinting diventa veramente qualcosa di interessante. Allora, vediamo se c'è qualche altra cosa da ste parti. Diciamo che sulla terraferma, mentre corre, è abbastanza veloce. L'unica cosa è che in acqua diventa veramente lentissimo. Ma è possibile che non raccoglie pietra? Non ci credo mica. Stranissimo. Con la C? Nemmeno. Shift X? No, più che altro per la coda che c'ha. Onestamente pensavo che un po' di pietra comunque la raccoglieva. Povero Parasauro, non c'aveva proprio speranze, cioè non era impossibile. La tartaruga non ci ha capito niente, poverina. Cioè guardate quante hit che fa. 311, follia. Ah, praticamente dopo un po' di hit fa praticamente lo stesso danno che c'ha. Probabilmente un extra oltre al danno che fa praticamente colpendo col sinistro. Visto che praticamente aggiunge quella specie di effetto di sanguinamento, probabilmente dopo un paio di hit dovrebbe attivarsi anche questo danno extra. C'è da dire comunque che pesa il 135, tutto sommato fa veramente un casino di danno. Anche se c'è praticamente una cosa abbastanza strana, ovvero erbivoro. Ma far mala carne. Quindi sono un po' confuso. Però va bene. Allora, per il momento torni un attimino nel Cryopod. E speriamo magari che nei prossimi episodi riusciamo a trovarne un altro al 140 o più maschio. In modo tale che ci possiamo anche fare i cuccioli. Magari poi una delle arene proviamo a farla anche con questi qui. Che teoricamente dovrebbero essere abbastanza. Oh mamma mia, OP. Allora, devo dire che tutti questi Indominus qua attorno cominciano a essere veramente tanti. Ci
Cioè, praticamente se usciamo fuori dal castello ci arrivano sette Indominus, nemmeno a dirlo. Qua c'è un altro signore. Oh mamma mia, qua sono tre. 100. 20, vabbè, 20 non dovrebbe essere troppo P, anche questo è 20. Anche se purtroppo mi sa che ci serve una quantità di giga che non c'ha senso per killarli. O meglio, sicuramente più di 5. Visto com'è andata l'ultima volta. Quindi nulla, direi che per oggi è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un commento e un mi piace. E ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!